Ciao a tutti amici e amiche, questa sera sul canale l'avete già vista, naturalmente era in fase di lavorazione, forse avevamo fatto vedere anche in avanzamento lavori, sono passati un po' di mesi, poi naturalmente una cosa tira l'altra, è stata consegnata e quindi è vero che noi siamo lunghi a fare i lavori, questo è un dato di fatto, però è altrettanto vero che la macchina è stata consegnata da un bel po'. Poi lui ha fatto fare tutta un'opera di detailing esterno, il plutonio, infatti come mi appoggio alla macchina volo via, quindi va anche più forte perché scivola via l'aria. È stata fatta mappa migliorativa, quant'altro. Quindi adesso noi vogliamo vedere come la macchina ha percorso circa 800 km più o meno tra una cosa e l'altra. È passato, quanto sarà passato? 6 mesi? Sì, più o meno, indicativamente. Quindi, allora, andiamo a provarla, perché adesso rispetto a prima c'è una differenza abissale. Sì, poi la macchina girava male. E poi andiamo ad alzarla sul ponte per far vedere comunque un restauro finito, terminato, scusate, ma utilizzata. Perché naturalmente c'è la diatriba, comunque i punti di vista, di dire ah la macchina è bella quando la termini. Certo, sicuramente dopo 6 mesi lo sporco utilizzandola è arrivato senz'altro. Però secondo me i punti di forza dell'auto si devono vedere. Ecco, quindi poteva essere una cosa diversa per mostrare sicuramente il fine lavori di un'auto, l'utilizzo, il fine rodaggio, chiamiamolo così, e poi chiaramente le condizioni attuali che sono quelle che forse interessano di più le persone, perché naturalmente la macchina, quando uno ritira la macchina nuova, è bellissima, bisogna vedere poi quando invecchia, come invecchia soprattutto. Quindi ragazzi, andiamo a provarla, dopodiché l'alziamo sul ponte e ci facciamo una nostra bella chiacchierata. Allora ragazzi, chiaramente io questa macchina l'ho provata più e più volte, perché prima di consegnare le macchine si provano e non è mai abbastanza, perché anche quando le hai provate, straprovate, c'è sempre qualcosa che non va. Adesso non era il caso di questa, ma è sempre così, quindi questo è l'ennesimo test. Poi sono contento perché questa è una cosa rara, che capita molto molto di raro, di fare il video, diciamo, della consegna, chiamiamolo così, comunque della macchina pronta, quando ormai la macchina l'abbiamo già consegnata da parecchi mesi, quindi diciamo che è un video di utilizzo, ecco, chiamiamolo così. Allora, questa è una macchina a cui è stato montato uno scarico completo e è stata fatta su richiesta del cliente una modifica alla centralina elettronica come miglioramento prestazionale a 200, mi sembra 235 cavalli, una cosa, non ne ha tantissimi comunque, ecco, quindi è stata fatta proprio una cosa soft. Allora, cosa posso dirvi? Allora, il discorso è lo stesso che per la Delta. La Sierra è sicuramente una macchina che a livello di qualità costruttiva è migliore della Delta, ma anche nella guida normalissima. C'è da dire che trovare delle Delta conservate come questa Sierra è molto più difficile, perché le Delta hanno problemi di scricchioli, rumori, plastiche, ma sono macchine che sono state smontate e rimontate 20 volte minimo, quando vi va bene, se non sono state accartocciate e poi risistemate in qualche modo. Quindi bisognerebbe, per dare un giudizio a una Delta, bisognerebbe guidare una Delta intonsa come questa Sierra, ma è molto difficile. A me è successo e vi posso garantire che la differenza rispetto a Delta rimaneggiate è tanta, e questo ve lo do per certo. Detto questo, naturalmente questa è una macchina che ha 70.000 km adesso, sì, 70.300. E alla guida sembra di guidare, è un'altra macchina, perché comunque è una berlina, è una macchina di un segmento superiore, quindi sicuramente la base di partenza, quindi la Sierra normale, secondo me è un gradino, secondo me è così, è un gradino superiore alla Delta, quindi è una macchina più confortevole, è una macchina più meglio strutturata, è una macchina che a livello di cablaggistica motore è più avanzato, perché come abbiamo fatto vedere nel video vecchio, prego gioia mia, nel video vecchio abbiamo già un cablaggio motore che si può sganciare come le auto mobili recenti,
stavo dicendo l'M5, però come l'M5 che non è recente, ma comunque già tecnologicamente più votate verso lo smontaggio, quindi verso la manutenzione in officina. Questa è una macchina più semplice, sia per la posizione del motore, del cambio, sia per la posizione dell'impianto elettrico, è fatta meglio, è una macchina concepita per essere questo. Poi magari è una macchina meno maneggevole della Delta e sicuramente meno fascinosa, quindi non è che si può trovargli sempre dei benefici, no? Io la vedo dentro, la vedo una macchina tremendamente anonima, quindi con un contachilometri, il Transit, contachilometri, indicatore carburante, l'indicatore temperatura dell'acqua e il contagiri, basta. Non ho uno straccio di manometro, pressione olio, pressione turbina, volmetro, non ho un ketz, ho queste quattro cose, le stesse del Transit. Per il resto abbiamo una trazione mega galattica, un telaio molto buono, sembra di guidare, ecco, sabato 11 novembre, perfetto, sembra di guidare una macchina strutturalmente molto più nuova, molto più nuova. Ecco, c'ha l'assetto probabilmente, anzi senza probabilmente, volevo aprire ma porto via il camion con i ponteggi e il resto anche. Poi ecco, quando una delle cose più belle del mio lavoro, quando si guidano dei mezzi che hanno un determinato numero di anni, quindi 30 anni, 35 anni, e vanno come queste, tralasciando il lavoro della meccanica che è stato fatto, tralasciando quello, diventa un piacere utilizzare le Youngtimer, ma guido certe Youngtimer che vanno peggio delle macchine degli anni 60. Senti il porco, senti il Cristo vecchia! Per forza da scalare passagli sub CLA 180 di un codice fiscale. Che cazzo di macchina è? Non è una classe C, non è una classe A, è un non lo so, è una voglia di macchina, ecco, proprio. Cioè, con queste forme che sono tutte uguali, questi cunei con le ruote, non mi viene voglia di fare la rotonda tutta in apertura, andare dentro nel prato e uscire ancora di traverso. Va bene. Dopo arriva l'esame, ragazzi, quindi bisogna rialzarla sul ponte e vedere che sia tutto ok, che non si stiano smontando i semiassi, che non si sia strappata la culla motore, ma non credo, dai. Sono abbastanza fiducioso. Il cambio è, secondo me, ben rapportato. Come erogazione motore, nonostante abbia queste modifiche, tira in alto il motore rispetto a quello della Delta. Allora, la Delta è vuota in basso, poi arriva un certo regime di giri prima di questa, che ti dà il calcio nella schiena, dopodiché lei ha finito. Questa invece è un po' più vuota, però dopo è molto progressiva. Per me molto lo fa anche la rapportatura del cambio, che è votata molto all'autostrada o comunque ai rapporti lunghi, però sono ben strutturati. Il cambio ha qualche piccolo impuntamento, ma è buono, maneggevole. Sì, è buono, maneggevole. Anche perché secondo me la clientela che da nuova comprava la Sierra Cosworth non era la stessa clientela che acquistava la Lancia Delta integrale, perché comunque la macchina è un gradino, questa è una berlina, quindi la vedo, non lo so, la vedo una clientela diversa. Poi magari mi sbaglio, anche perché dopo nel periodo buio l'hanno comprata i Mau Mau, quelli che meno spendevano, quella che costava meno compravano, poi c'è stata sempre stata la diatriba fra Delta e Sierra. La mia non vuole essere una diatriba, ma semplicemente un esame di macchina normale, cioè di pareri, ecco, chiamiamoli così, di punti di vista della macchina. Niente di che. Poi naturalmente è una guida su strada normalissima, quindi non è che posso portare la macchina in pista e non pretendo neanche di farlo, naturalmente. Quindi va più che bene. I guai se ci va anche lui, perché dopo aver fatto un'opera di detailing e di restauro così, credo che forse non esca neanche quando piove, anzi senza forse, anche perché per trovare una giornata come quella di oggi, poi in inverno, non è stato semplice. Ho dovuto attendere, trovare l'allineamento dei pianeti fra noi che potevamo, la giornata che era bella, lui che poteva naturalmente, e la macchina che era pulita. Ora andiamo ad alzarla sul ponte, ragazzi, ma
90 all'ora, 2200 giri al minuto, quindi la rapportatura è molto buona, riesce magari a permettere velocità autostradali anche abbastanza sostenute senza che il motore urli come un pazzo, quindi secondo me sui 3500 giri raggiungete una discreta velocità di crociera da poter mantenere, ecco. L'assetto è rigido ma non esasperato, quindi ho provato di molto molto peggio, anzi vi direi che è molto buono. Le gomme dovrebbero avere la misura delle nostre, dovrebbe essere un 205/50R15, quindi sono paragonabili all'epoca, erano quelle le misure dei pneumatici. Se pensate alla 205 GT, che per essere una 205 montava le ruote da 15, era tanta roba, ragazzi, tantissima, perché le sue concorrenti più o meno, che potevano essere magari il Renault 5, la 1, il Golf GT, se avevano il 14 pollici era già tanto. Quindi è una macchina che sarà la linea sobria, sarà l'erogazione del motore, ma diciamo che ti porta anche da... è portata ad essere usata come automobile normale, ecco. La Delta ti sembra di essere, forse perché vedi il cofano bombato, ti sembra di essere dentro una macchina da corsa, ti sembra, sto dicendo naturalmente, però è più votata a fare il pirla, chiamiamolo così. Questa è una macchina che, escludendo le prestazioni, che sono comunque elevate, diciamo... è più votata alla tranquillità, ecco, forse calma di più gli animi guardandola. Ora andiamo ad alzarla e andiamo a darle un'occhiata, ragazzi, perché mi sembra che non l'avevamo ancora mostrata, mi pare. Ragazzi, naturalmente il vano motore è la cosa più semplice da guardare, perché è il momento in cui si apre si vede. Io mi ricordo che dopo la riparazione, la revisione e il resto, aveva avuto un problema al regolatore pressione benzina e se ne eravamo accorti anche su in fase di rullaggio dell'auto. Quindi è stato montato un regolatore pressione benzina nuovo e una revisione degli iniettori, perché la macchina, mi ricordo che quando, è passato un po' di tempo, però mi ricordo che quando l'avevo provata andava a 3, però era a corrente. Ok, mi ricordo che addirittura non riuscivano a trovare, probabilmente non hanno trovato la calotta dello spinterogeno, mi ricordo che era proprio rotta ed era stata riparata con la pasta, quindi quello sicuramente per andare a 3 era corrente, però il fatto degli iniettori gocciolavano, in più gli iniettori gocciolano, quindi che cosa fanno? Non spruzzano, non vaporizzano in maniera corretta, in più abbiamo il regolatore pressione benzina che rimane sempre aperto, quindi praticamente gli arriva una secchiata di benzina dentro nel motore, una cosa folle. Questo, meno male, non è l'originale, però è, diciamo, equiparabile. C'ho l'acqua dietro, Gabriele. Però è equiparabile all'originale. Ora andiamo ad alzarla perché, come abbiamo menzionato, su questa macchina qua, siccome non esistono le guarnizioni, o comunque non c'è un fornitore ufficiale di guarnizioni motore di quest'auto, mettiamola in questo modo qua, si è usato un sigillante particolare e già a vedere da come si presenta il coperchio punterie dopo circa 800 km, non posso che dire che sono molto 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 soddisfatto. Però prima di cantare vittoria, alziamola, ragazzi. Allora, ragazzo, vabbè, posso dire bravi ai miei ragazzi? Bravi ragazzi? Bravi ragazzi, perché il team è composto da più persone, da soli non si va mai da nessuna parte, questa è una cosa che ho sempre ripetuto. Quindi quando si va a controllare, vabbè, a parte le classiche zone motore, vi ricordavate com'era questa quando è arrivata? Un bagno di olio. Si va a guardare dove ci sono i punti critici, quindi l'accoppiamento motore-cambio, quindi i classici paraoli, che qua ci sono stati sostituiti naturalmente, però se io ho una perdita d'olio del coperchio punterie e mi ha già lavato il motore 10 volte in 700 km, ma anche in 70 km, notiamo come qualsiasi paraolio questo motore sia asciutto come un bambino. Questa è una cosa che, voglio dirlo, sulle nostre macchine non è proprio l'ordine del giorno, perché le nostre il territorio un pochettino lo segnano. Il cambio, gioiello, vabbè, l'albero, non si può spaccare di certo una crociera dall'oggi al domani, quindi queste sono perfette. Poi tra l'altro queste hanno anche i punti, mi sembra che abbiano... No, stavo dicendo che hanno i punti di ingrassaggio, ma non è così. Giunto. Addirittura neanche il grasso dal giunto dell'albero si è spostato. E un po' di strada l'ha fatta, eh? Sotto era già bellissimo. Sotto era già bellissimo. No, ma io in questo momento sto semplicemente controllando, verificando il nostro lavoro, tutto qua. Che ripeto, non è un problema
se ci dovesse essere una goccina d'olio. Certo, non deve fare una perdita d'olio, però le perdite d'olio possono succedere, ragazzi, sono sempre macchine vecchie. E ci sono macchine e macchine, quindi ci sono macchine che sono più tollerabili di altre. Ecco, anche se è brutto da dirsi, è così. È veramente così. Mi ricordo le bestemmie per montare questa linea di scarico perché l'avevano consegnata senza questi o erano storti. Sì, no, non c'erano i supporti. Quindi questi supporti qua sono stati dissaldati dall'altra marmitta che aveva sempre uno scarico libero, anche quell'altra, però erano stati dissaldati da quella. Gabri, cosa posso dirti? La macchina è bellissima. Guarda qua. Aspetta. Questo è il rumore che chiaramente si sentiva esternamente. La pompa benzina è esterna, con la sua gabbietta di protezione, però guarda, sono veramente soddisfatto. Non posso... Io è qualcosa di... Bello. Fatto a mano, eh. Fatto a mano. Chiaramente dentro trattato, però fuori fatto tutto a mano. Trasparente, e... no? Sì, beh, carteggiato tutto e poi col trasparente. Carteggiato a mano e poi col trasparente. E quello che voglio dire io, che mi fa piacere quando si vede, questo è un lavoro fatto con amore, cioè a monte del tempo, i dettagli, cioè anche soltanto il colore dei bulloni, la spazzolatura, il lucido, il trasparente, sono cose che ci vuole, questa è una cosa puramente estetica, quindi non è anche la macchina prima, per quanto riguarda il retrotreno, a parte le pinze dei freni, andava bene, a parte gli ammortizzatori, chiaramente che sono nuovi, però quello che concerne la bellezza estetica, però se io ho una macchina che fuori è così e sotto è conciata, non è la stessa cosa. Invece alzo questa macchina dopo 700 km, 800 km e la vedo così, credo che per un qualsiasi proprietario della macchina non possa che essere una soddisfazione personale enorme, perché la vede. E per l'officina che l'ha realizzata, per i miei ragazzi, penso che sia il più bel biglietto della visita. Infatti quando uscirà questo video qua, loro li guardano di solito, non tutti, però li guardano. Questo è stato riparato. Dicevo, non tutti, ma li guardano. Però ci tengo a farglielo vedere perché penso che sicuramente sia una soddisfazione enorme. Quindi vi dico grazie ragazzi, grazie al Gasi Garage, grazie per la fiducia, grazie a tutti voi che ci seguite. Un abbraccio a tutti e al prossimo video. Ciao!